Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, prenderlo. È del mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ma ti pare il caso? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Merda, scansionano il sistema. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo? Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiuto! Damian, è finita. Boris? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Mi devi credere davvero?
Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Miss? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro. Non lo sapevo. Dimmi con chi era il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico io. Lena. Lena Mills. Sei fuori. Non sapevo nulla della bambina. Non sarebbe dovuto succedere. Voglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente... girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Nome! Ammazzami, cazzo! Ah! Tornata la memoria. Morissa non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. Io non posso fuggire più. Non ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce. Ho ucciso sua nipote e non smette di inseguirmi. Ma che cazzo è? Che cazzo devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Ehi, hey Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda! Dove cazzo eri finito? Cosa? Dici a me. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallottole. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo? Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti. La partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. Ah. Allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Oh sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Possibilità
Bene, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice? Chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Merda. Polizia di Chicago! C'è qualcuno all'interno? Identificatevi!